Ciao Como. Ciao Como. In poche parole, a cura di Marco Romualdi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi gentili ascoltatori di Ciao Como Radio, ben ritrovati, le 10:34 minuti, siamo in diretta sulle nostre frequenze. Quest'oggi abbiamo un problema tecnico, quindi non c'è la diretta video, non c'è lo streaming, ma abbiamo comunque la registrazione e poi la metteremo tra poco sul sito, dunque proprio per riportare anche l'incontro di questa mattina, un incontro che finalmente, cioè no, il sindaco ovviamente è stato solamente, per così dire, fermato, stoppato per dare spazio ovviamente alle elezioni, lo avevamo detto. E qui è tornato oggi sorridente il sindaco Mario Lucini, che saluto. Ciao Mario, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco. Allora, in queste settimane che non ci siamo visti, c'è stato ovviamente spazio per le elezioni regionali, politiche, una gran confusione, diciamo. Purtroppo partiamo da questo, una gran confusione, non è molto fluida, per cui è un po' preoccupante anche la situazione a livello nazionale, perché è chiaro che questo stallo non fa bene a nessuno. Speriamo che si trovi una via d'uscita per avere un governo. Sindaco, un'altra cosa, prima di andare sulle domande specifiche che puoi immaginare, sono veramente tante, ma poi soprattutto riguardano anche un aspetto specifico, cioè le strade, la gente. Appunto. Ecco, no, però dicevo, una cosa che fa molto impressione a volte è vedere quando succedono dei fatti come quello di ieri sull'autostrada, no? Un assalto clamoroso ai portavalori, ecco che tutti i network TG nazionali si concentrano su Como, si sente parlare di Como, ecco, che effetto ti fa? Così, una curiosità. Si era sentito prima quando c'era la strage di Erba, ovviamente anni fa, se ne è parlato ampiamente, ma anche ieri effettivamente, insomma, Como è finito al centro della cronaca per questo clamoroso fatto, sindaco. Sì, questo fatto era effettivamente clamoroso, abbastanza curioso come evento. Quello che è certo è che speriamo di riuscire a raggiungere il livello nazionale e internazionale anche per fatti positivi, e speriamo di poterlo fare nel prossimo futuro, non solo per fatti negativi. Ce lo auguriamo davvero. Allora, detto questo, io vi ricordo ancora, gentili ascoltatori che ci state seguendo in questo momento, 348 44 15 730 il numero dell'SMS per mandare un messaggio, se volete ovviamente una domanda al sindaco Lucini, o se siete davanti al computer anche contatti @ciaocomo.it. Come dicevo, già in questi giorni, già nelle ultime settimane, sono arrivate comunque delle domande che riguardano ovviamente, premessa, perché sennò mi stavo dimenticando, settimana scorsa è venuto qua Alessandro Rapinese, consigliere comunale Alessandro Rapinese, che ha detto: devi chiedere al sindaco se ovviamente vuole fare un dibattito con me, sono pronto ad affrontarlo. E allora io te lo chiedo. Beh, sono dei rapporti istituzionali che vanno salvaguardati, il dibattito lo facciamo settimanalmente in consiglio comunale, non mi sembra pensabile fare un dibattito con uno dei 32 consiglieri comunali, perché se no ci sarebbero anche tutti gli altri. Lo facciamo in consiglio. Allora, diciamo alla Pinese, dibattito sì, ma nella sede istituzionale, esattamente, giusto? Per il momento, esattamente. Quindi allora in consiglio comunale. Bene, detto questo, passiamo allora, ecco, ancora alla stretta attualità, visto che tra l'altro stavo parlando prima in redazione con la nostra Francesca Guido, che parlava comunque di ieri sera, del consiglio comunale di ieri sera. È passata, se non sbaglio, la mozione presentata dal consigliere Ceruti di 5 Stelle. Sì. Ecco, che cosa prevede questa mozione, sindaco? Spieghiamola bene. Riapriva la strada a livello di consiglio comunale di una riconsiderazione dell'individuazione di forme di partecipazione dei cittadini centrate, visto la chiusura con l'ultimo mandato amministrativo per il cambiamento della normativa dei consigli di circoscrizione. Quindi quasi tutti i gruppi politici, le liste, avevano previsto nei loro programmi l'individuazione di nuove forme di partecipazione dei cittadini. È stata presentata questa mozione, che è stata condivisa da tutto il Consiglio con alcuni aggiustamenti. Il Consiglio stesso costituirà una commissione speciale senza gettone, visto i tempi, senza gettone di presenza, senza remunerazione, che proporrà poi un regolamento da sottoporre al Consiglio per vedere quali sono le strade più utili per consentire e favorire la partecipazione dei cittadini, o un ritorno ai consigli di quartiere spontaneo, piuttosto che alla previsione di assemblee periodiche nei quartieri, insomma diverse
studieranno le diverse alternative e proporranno al voto del Consiglio quella che riterrà questa commissione la più utile per la città. Ecco, quindi questa quindi una commissione che verrà creata, giusto? Sì, sindaco, composta da consiglieri, da vari consiglieri, da vari consiglieri di maggioranza che di minoranza, certo. Okay. Per quindi studiare, diciamo così, delle forme di rivitalizzazione delle zone periferiche della città, sostanzialmente, giusto? No, beh, in realtà per favorire la partecipazione dei cittadini di Como, sia nel centro che nei quartieri. Questo ruolo era assolto in passato dai consigli di circoscrizione, che non ci sono più perché la normativa non lo prevede più, per cui si tratta di individuare qual è la forma che può... un occhio di riguardo, diciamo, anche alle cosiddette zone di periferia, certo, e sarà contento sicuramente, so, anche il nostro amico Mario Molteni, che da sempre è molto attento, gli va dato atto ovviamente, certo, della zona di sua competenza, Ponte Chiasso, Samino, Taverno, insomma, ha sempre seguito con grande attenzione quella zona. E anch'io da sempre mi sono seguito i quartieri, sì, perché no, ho una lunga storia nei consigli di circoscrizione. Arrivi da lì, esattamente, proprio così. Beh, quindi una notizia che arriva direttamente dal Consiglio Comunale di ieri sera, questa che ci hai detto adesso. C'è anche un'altra domanda che dice: che cosa ne pensi del Movimento 5 Stelle in generale, ma soprattutto di come si sta comportando in Consiglio? C'è un solo consigliere di 5 Stelle, già che è Ceruti, giusto? Sì, mi sembra, per ora non ho nulla da dire, ha un comportamento propositivo, propone delle mozioni che possono essere ritenute più o meno utili, più o meno interessanti dai consiglieri, dagli altri consiglieri, molte sono state anche condivise, per cui per ora tra l'altro il candidato sindaco a Corso, certo, Pompeo, certo, ovviamente lo scorso anno, è passato quasi un anno sindaco, a proposito delle elezioni, tra poco, sì, 9-10 mesi ormai, sì. Che bilancio fai, prima di andare adesso sullo specifico delle domande, prematuro, hai avuto le mani legate? No, perché va detto anche che appunto settimana scorsa la Pinese ovviamente su questo aspetto è stato estremamente critico, va detto però che il sindaco Lucini, che appunto questa mattina è qua con noi in studio, si è preso in carico anche, non vuole essere certamente una giustificazione, delle situazioni sicuramente anche delicate. Adesso però bisogna cercare di porne mano, sindaco. Non è che tutto il lavoro che si fa si veda, cioè non è che sul cantiere del Lungolago non sia stato fatto nulla in questi mesi. Per risolvere le situazioni bisogna lavorarci tutti i giorni, tutte le settimane, ci sono diversi soggetti da mettere d'accordo, sono stati fatti degli studi, stanno continuando i lavori per presentare il progetto alternativo, quindi certo su alcune questioni i risultati vanno costruiti nel tempo, no? I bilanci si fanno a fine mandato. Allora, hai parlato del Lungolago, andrei sullo specifico perché c'è anche una domanda, adesso vado a trovarla, un attimo, ecco, sì, la situazione del Lungolago, c'è un ascoltatore che dice: ma quando aveva previsto un incontro con Roberto Maroni? Quando lo fai questo incontro con Maroni, e intanto dice se il cantiere è fermo oppure no, sì. Vogliamo dare anche un aggiornamento, tra l'altro in questi giorni ho visto che anche i colleghi del quotidiano della provincia stanno lanciando questa proposta di togliere le palizzate, che effettivamente non sono un gran bello spettacolo. Facciamo un po' il punto della situazione allora. Maroni, l'incontro con il presidente è fondamentale perché noi siamo ormai in ritardo di più di un mese sulla tabella di marcia, in questo caso senza dare colpi ad altri, però la cruda realtà, la situazione della regione ci ha creato dei problemi. Mi preferite incontrare Ambrosoli. No, ma al di là di quello le elezioni hanno creato uno stop, nel senso che noi il 28 febbraio avevamo avuto garanzia dagli uffici regionali di avere via libera sulla convenzione che ci liberava le risorse necessarie per completare gli studi e per anche saldare le pendenze con l'impresa, la Sakaim. Questo è vitale perché sanando il passato si può avere la disponibilità dell'impresa, che è titolare del cantiere, per fare le prime cose essenziali, cioè quella della riapertura provvisoria del primo lotto e quella della sostituzione della palizzata. Sono aree in concessione a loro, solo con il loro accordo si possono portare a termine questi interventi, che ho visto già la disponibilità di molti privati, quindi le risorse e le forze sono già disponibili, siamo fermi ad aspettare
lo sblocco da parte della regione, quindi, ecco, e quindi la disponibilità, questo è abbastanza grave e preoccupante. Io ho parlato finalmente la settimana scorsa con la segreteria di Maroni, che mi ha contattato, mi avevano detto che entro ieri mi avrebbero fissato l'appuntamento, ieri non ho sentito nessuno, stamattina ho fatto chiamare la mia segreteria per stringere i tempi, perché appunto questo è un mese perso netto per questa situazione. Quindi stai cercando di accelerare, come mi pare importante, quindi è fondamentale, direi, anzi, l'incontro con Maroni per capire appunto... Sì, per farci approvare questa convenzione. Se approviamo la convenzione, quello che è l'obiettivo, cioè il primo lotto e palizzata, diventa percorribile, se no è un problema e non è... nelle nostre disponibilità. La palizzata si può togliere, sindaco? Allora, ecco, anche questo va chiarito, perché alcuni consiglieri dicono ma noi l'avevamo già detto l'anno scorso a luglio, perché non l'avete fatto? Perché è cambiata la situazione. A luglio il cantiere, pur se lavorando a bassissimo regime, non era fermo. Nel dicembre dell'anno scorso è stata decretata la sospensione del cantiere, e a cantiere sospeso si può intervenire in questi termini, con la disponibilità loro. Col cantiere aperto era impensabile. Quindi al momento, ecco, per rispondere anche alla seconda domanda, tutto al momento resta fermo il cantiere, al momento rimane fermo in attesa di capire cosa fare. Il cantiere è fermo perché fino al completamento dello studio di fattibilità e della redazione della nuova perizia di variante, che, come ho detto da diversi mesi, ragionevolmente non sarà conclusa prima dell'autunno, per cui certamente tutta l'estate il cantiere sarà fermo, e in questo senso è auspicabile togliere la palizzata, ovviamente, che chiude di fatto la visione del lago, e magari poi abbellire anche la passeggiata, giusto? Il primo lotto. La sostituzione della palizzata, se riusciremo a farla, siccome non sentite un po' di tutti, certamente non sarà complesso il grasso o cose di questo genere. Come potrebbe essere? L'idea è di fare un orso grigliato come quello dall'altra parte, perché il plexiglass, oltre a essere terreno di vandali, tra l'altro, per cui dopo, una volta che è pasticciato così o si sporca, diventa ingestibile, mentre il grigliato così è molto più funzionale, molto più utile. Tra l'altro può servire anche da supporto per una pannellatura quando dovesse riaprire il cantiere, perché quando il cantiere è attivo non si può lasciare aperto, perché ci sono questioni di sicurezza che vanno salvaguardate. Molto bene, grazie al sindaco che ci ha dato questa risposta, perché direi che è uno dei temi molto caldi, direi, di questa città. Dopo quasi un anno di amministrazione, il problema del cantiere, delle parti, è uno dei dei tasti dolenti, certo. Il sindaco, assieme ad altri, ovviamente la Ticosa non la vogliamo dimenticare, ne parliamo tra poco, ma andiamo allora alle altre domande, perché è giusto dare risposte a chi ci ha scritto. E allora, dicevo, strade buche, sindaco, e qui io l'elenco ce l'ho, ma è abbastanza lungo. Allora, una che dice: ma ha visto in che condizioni è la via Muggiò? Poi una invece che parla della situazione in Cantolina. Viale Varese, qui proprio dove ci siamo noi, dove c'è la sede della nostra emittente, che però, devo dire, tutto sommato, le buche che c'erano sono state sistemate. È chiaro che è una situazione provvisoria, perché ho visto la Madruzza, per esempio, sabato, si sta già riaprendo sostanzialmente. Sì, sì. Il rischio è proprio questo, sindaco, giusto? Sì, il rischio non è rischio, è la realtà. Allora, devo dire, penso in modo oggettivo che si possa notare come stiamo rincorrendo giorno per giorno le varie buche. Certamente le strade sono ancora in condizioni disastrate, però gli uffici e le ditte che hanno le manutenzioni stanno lavorando continuamente giorno dopo giorno per colmare le buche, colmamento delle buche che con queste temperature, adesso speriamo si alzino un po', non può che essere fatto a freddo, quindi scaricando del bitume, compattandolo un po' alla belle meglio, quindi sono dei tamponamenti che durano per un po' di tempo se non piove. Se ci piove sopra forte subito, col passaggio delle auto saltano su. Mi sembra giusto sottolineare peraltro che questi interventi di colmamento delle buche, il rifacimento continuo, non comporta costi aggiuntivi, perché sono già compresi nell'appalto, quindi questi rappezzi a freddo, se uno tappa la buca e dopo 5 giorni deve ritappare la buca, non è che continuiamo a pagare la stessa buca, si paga una volta sola, mentre invece quando ci saranno le temperature si potranno fare dei rappezzi a caldo, allora quelli sono fuori dall'appalto e quelli saranno pagati uno per uno. Tra l'altro c'è la signora Maria che ci scrive da
Camerrata dice: ma è vero, sindaco, che il comune quest'anno non farà interventi per le strade? Credo intendesse dire la fresatura classica più l'asfaltatura. Bisogna tenerle così? Punto di domanda. Allora, a parte che ce le abbiamo così da un po', devo dire, perché non si sono messe in queste condizioni in 9 mesi, non è che prima... Il peggioramento, sindaco, è comunque dovuto alle condizioni meteo, diciamo. Beh, chiaramente. No, innanzitutto quest'anno la neve, nonostante tutti, siamo stati troppo bravi a pulire la neve, per sì. Cui tutti dicono che è nevicato poco. In realtà è stata la seconda annata negli ultimi 10 anni come nevicate, complessivamente è caduto più di un metro di neve. Per cui quanto sale... avete speso? Hai già un'idea di quanto Non sono aggiornato. Mi ricordo che avevo detto quello del 2012, però sul 2013 non ho chiesto il saldo. Però la neve, il sale, le catene, spazzaneve. Ma accentuano il degrado che, ripeto, peraltro sono andato a guardarmi le rassegne stampa del 2011 e del 2010, c'erano le buche, le buche si fanno sulle strade che non sono in grandi condizioni, non è che negli anni prima si asfaltassero 10 strade all'anno. Quest'anno sicuramente sarà fatto con soldi già impegnati con lo scorso bilancio, oltre con le Madruzza. Quindi oltre con le Madruzza, quelle lì di sicuro. Okay, poi l'estate magari verso quello dovremmo riuscire a farlo l'estate, perché sono già impegnati col precedente bilancio. Purtroppo i tempi lunghi di approvazione del bilancio, per la completa confusione che c'è a livello di definizioni di norme statali, ci porterà ad approvare il bilancio immagino in giugno, per cui i nuovi impegni, con i nuovi impegni il rischio di andare lunghi con gli appalti, che dovrebbero riguardare certamente via Masia, via Carso e via Milano. E poi vediamo se le notizie che arrivano da Roma ci liberano qualche altra risorsa sullo sblocco dei pagamenti rispetto al patto di stabilità, potremo magari fare qualcosa in più. Oltre a queste, che sono asfaltature, diciamo, ex novo, ci sono i ripristini, perché anche questo i cittadini devono sapere, ci sono molte strade dove sono stati fatti dei lavori per la fibra ottica, esatto, piuttosto che le fognature, esatto, piuttosto che eccetera. Nei mesi invernali questi scavi vengono rappezzati provvisoriamente, semplicemente ripristinando un manto d'asfalto, ma sullo scavo e basta. Nel corso dei mesi estivi chi ha fatto lo scavo deve rifare tutta la carreggiata, quindi a carico di chi ha fatto l'intervento. Quindi d'inverno copre il buco, la striscia e basta, lo sistema, per dopodiché d'estate deve ripristinare tutta la carreggiata, per cui un qualche respiro in più da questi ripristini l'avremo. Quindi abbiamo sentito, ecco, signora Maria, che quest'anno c'è saranno qualcosa. Poche comunque, saranno poche rispetto alle esigenze. Di sicuro oltre Colle e Madruzza, che sono forse ce n'è tante, in assoluto, se facciamo la classifica. Abbiamo visto l'altro giorno via Segantini, via San Giacomo, più ancora via San Giacomo, e beh, ce ne varie che sono conciate. Allora 10:50, corriamo, vediamo se riusciamo a dare ancora tante altre risposte. Buongiorno sindaco, c'è una proposta di questo signore, si scrive da Rebbio, se non sbaglio, si chiama Franco. Ma quanti soldi potete usare per la sistemazione delle strade? E poi chiede: non è possibile usare l'incasso IMU per il 2013 a giugno per metterlo, diciamo così, per asfaltare le strade? È possibile una cosa del genere oppure fanta politica? Adesso non lo so. No, perché l'incasso IMU comunque va nel bilancio, cioè non è che asfaltate le strade abbiamo assolto i compiti, dobbiamo far fronte a mille altre cose, ai servizi per i cittadini. Quindi non è possibile sperare da avere i soldi dell'IMU per sistemare le strade, quelli servono per quello e per tutto il resto, perché ci sono le scuole, ci sono gli edifici pubblici, ci sono i giardini, saranno, credo che riusciremo a mettere sulle strade sui 700-750 mila euro con il nuovo bilancio. Ho capito. Allora, ma se l'asfalto è in queste condizioni disastrose, è perché chi lo ha messo non ha usato materiale di qualità, oppure un problema di pioggia e di spazzaneve? Firmato da signor Mario, che abita a Pontechiasso. Tutte e due le cose. Allora, innanzitutto è giusto, ecco, mi fa venire in mente un'altra cosa. Delle strade che sono state asfaltate quest'anno, quindi via Risorgimento, via per Cernobbio, via Bellinzona, l'asfaltatura di via Bellinzona ha evidenziato dei vizi, dei difetti nell'esecuzione, che sono stati analizzati,
certamente questa asfaltatura verrà rifatta perché è stato riconosciuto un vizio da parte della, della ditta che ha eseguito i lavori. Cioè non è stato eseguito correttamente l'intervento? Sì, è stato eseguito in modo ottimale, certo. Per cui sarà rifatto a spese della ditta, anche quello sarà rifatto quest'estate. Allora, direi che possiamo aver chiuso, se non ci sono altri messaggi sulla, sulla SMS, no, l'aspetto strade, buche, con le risposte di Mario Luccini, sindaco, oggi qui in diretta. Allora, c'è un altro argomento, l'autosino della Valmolini, perché settimana scorsa Rapinese, qua in studio, ha detto che costa 400.000 euro la gestione all'anno. Allora, un nostro ascoltatore dice... Abbiamo un disavanzo di 400.000. Sì, scusa, è vero. Un nostro ascoltatore dice, ma è vero questa cosa, sindaco? E poi, se così... Allora davvero conviene chiuderlo, visto che non ci parcheggia praticamente nessuno. No, non è così. Non è così. Io dico che si possono avere idee diverse sull'autosilo di Valmolini. Certamente non funziona in modo ottimale e non è una fonte di reddito e non è sfruttato per quello per cui è stato creato. Del resto è stato fatto lì e poi è stato spostato all'ospedale, e vabbè, sappiamo. Però per argomentare valutazioni diverse sarebbe opportuno comunque dare i numeri giusti e su questo sono pronto a darveli. Ecco, allora, quindi 400.000 euro che dice... No, ha detto che 2 milioni in 5 anni ci saremmo portati a casa con l'autosilo Valmolini. No, non è così. Il disavanzo tra entrate e uscite nel 2011 è stato di 100.000 euro. Nel 2012 è stato di 50.000 euro perché sono cresciute del 20% le entrate e sono state contenute del 15% le spese. 50.000 euro significa comunque una perdita. Del resto poi ho sentito però che si diceva per personale, non ho capito se voleva licenziarlo, sì, no, se diceva che è carico di CSU. No, ha detto che è a carico di CSU. Allora, a carico di CSU sono 88.000 euro che comunque bisogna spendere, quindi spenderemmo già di più dei 50.000 euro di disavanzo che abbiamo, pagando il personale per tenere chiuso l'autosilo. In più forse qualche luce bisognerebbe lasciarla accesa. Un minimo di manutenzione bisognerebbe farla. Chiudendo l'autosino della Valmolini, sindaco, estendo in una zona mi sembra un po' particolare, no, periferica, rischia di diventare una ticosa bis, o sbaglio? Certo. Senza voler essere catastrofista, ma... Cioè, se si lascia innanzitutto richiama sicuramente degrado, qualche lavoro bisognerebbe farlo, per cui finisce per costare di più. Allora, l'altra questione è che questo disavanzo... tra le entrate e le uscite comprende anche i 130.000 euro di canone che CSU paga al comune, quindi il comune comunque incassa 130.000 euro all'anno da CSU e per quello che CSU va in perdita di 50.000 euro, per cui di fatto secondo me non è conveniente chiuderlo. Ammetto che qualcuno possa pensarla diversamente, ci mancherebbe altro, però almeno che desse i numeri giusti, perché un conto è avere un disavanzo di 50, un conto è averlo di 400. No, perché noi oggi abbiamo voluto appunto... Poi c'è da tenere conto che in prospettiva... Cioè l'ipotesi vostra è quella che comunque lo mantenete, sindaco, questo autosilo, sì? Secondo me sì, ormai c'è, va sfruttato per quel che è. Diciamo che la cittadella sanitaria comunque sta andando avanti, cioè in prospettiva c'è la possibilità di incrementare gli utilizzi. Dopodiché c'è da continuare a lavorare sui cittadini, soprattutto sui pendolari che vengono a lavorare a Como, anche agendo su alcune tariffe di alcuni autosili che sono assolutamente basse, per esempio l'autosilo di Via Uguadri, l'abbonamento dell'autosilo di Via Uguadri per 5 giorni costa 40 euro. La promozione che viene fatta per l'autosilo Valmolini, posteggio più abbonamento del bus, il massimo che si riesce a fare con accordo SF con servizi urbani è di 35 euro. Evidente che non è competitivo, però forse è un po' troppo basso il 40 euro dell'autosilo di Via Uguadri. Per cui pian pianino lavorando su queste cose, ma non per spillare soldi ai cittadini, ma per vivere meglio, perché se metà dei posteggi di Via Uguadri, di chi posteggia in Via Uguadri la lascia tutto il giorno, usasse la Valmolini, avremmo meno gente sulle strade, avremmo più utilizzo di Valmolini Via Uguadri per la rotazione, per chi deve venire e ad andarsene, e questo sarebbe meglio per tutti. Per cui è un percorso
di cambiamento di mentalità che è difficile, ma secondo me non bisogna gettare la spugna. Allora, 10:57, abbiamo ancora qualche minuto, io ne approfitto allora, dunque sulla Valmolini abbiamo parlato, c'è un'altra domanda molto simile, dice il signor Claudio, beh allora se è così scomodo e anche con il pullman insomma non si riesce ad andare facilmente a Como, però secondo me si riesce ad andare facilmente a Como, allora bisogna chiuderlo, dice il signor Claudio. Vabbè, questo sì, vabbè, ma per amor di Dio, legittimo pensarla in tutti i modi. No, spendiamo allora gli ultimi minuti per fare una brevissima valutazione, ma molto breve, sindaco, sul campus San Martino. Avete fatto un passo in avanti proprio settimana scorsa. Adesso molto cosa importante. Succede? Adesso ci dobbiamo ritrovare, abbiamo già fissato l'incontro che sarà una decina di giorni, non mi ricordo la data precisa, con tutti i soggetti interessati ai quali abbiamo illustrato lo studio di prefattibilità per raccogliere ulteriori osservazioni, suggerimenti. Confezionato il pacchetto e condiviso da Comune, Provincia, Atenei Comaschi, quindi Politecnico in Subria, Camera di Commercio, tra l'altro interessati anche il Conservatorio e l'Accademia Galli, andremo anche qui in Regione per riattivare quell'accordo di programma che era stato abbozzato nel 2007 e poi era rimasto in un cassetto, quindi ovviamente servono molte risorse. Del resto Lecco ha avuto 20 milioni di euro dalla regione per fare il suo campus, penso che Como abbia diritto di avere un trattamento analogo e questo è in prospettiva per la città. Consiglieri regionali, assolutamente, certo. Che si sono detti, sono venuti qui, ci hanno spiegato, hanno detto che sono detti fiduciosi ovviamente di poter lavorare insieme, di fare gruppo, di fare squadra. Ce lo auguriamo un po' tutti e anche tu che lo altri. È molto, molto interessante la prospettiva perché consentirebbe anche di identificare meglio i poli universitari che adesso sono un po' sparpagliati per tutta la città dal punto di vista della didattica, questo non è molto utile, molto qualificante per le nostre università, mentre si manterrebbe una diffusione sul territorio delle residenze universitarie, che è bene che siano sparpagliate per il territorio per rendere permeabile la città agli universitari. Mancavi da troppo tempo, sono troppe domande e non riesco a farle tutte, chiedo scusa, le inviamo alcune alla prossima fra 15 giorni, però ne approfitto velocissimo, ti chiedo una risposta flash, la ticosa, abbiamo novità sì o no innanzitutto? La ticosa è un'altra spina nel fianco, stiamo, mi dicono, è tre settimane che mi dicono tra un paio di giorni riusciamo a definire la cosa per portare via quantomeno i cumuli e sono ancora qui ad aspettarlo, spero che la settimana prossima tutta questa procedura possa essere definita perché il primo passo è portare via i cumuli che sono ancora lì per spendere sanguinosamente questi soldi che sono stati accantonati. Dopodiché mancheranno ancora un paio di scavi da fare, di collaudi, e dovremmo essere a buon punto, salvo altre sorprese che io non mi sento di escludere in modo categorico perché ce n'è stata una ogni metro. Chiudiamo, l'ultima domanda, la grande mostra, se innanzitutto piace al sindaco e se sei fiducioso sul buon esito finale, anche dal punto di vista, credo. Sì, io sono assolutamente soddisfatto, secondo me mostra è quella mostra di Sant'Elia, lo ricordiamo, di grande qualità, secondo me anche accessibile, molto interessante, anzi poi dove nel plastico di Lloyd Wright c'è anche l'autosilo della Valmolini vuoto anche lì. Secondo me è molto bella, è accattivante e io sono contento così, io certamente poi i numeri saranno importanti ma mi interessano fino a un certo punto, nel senso che l'offerta culturale ha certamente una rilevanza economica ma non può essere l'unico criterio di misura della qualità di un intervento quello dei numeri. Bene, allora le 11 passate da un minuto, noi ci fermiamo qui nel nostro incontro, tutte le altre domande che mi sono arrivate io le rinvio tra 15 giorni quando Mario Lucini tornerà a trovarci, era davvero tanto tempo che non c'era e come vedi insomma la gente poi alla fine è curiosa, abbiamo dovuto dare spazio prima alle elezioni, poi chiaramente ai consiglieri che abbiamo ospitati, i parlamentari sono venuti qui, ci hanno spiegato tutto, poi alla fine c'era il vescovo ovviamente, abbiamo dovuto ospitare anche il vescovo, anche la vigilia di Pasqua ci ha dato anche la benedizione, lo salutiamo con grande affetto visto che è anche un nostro ascoltatore. Allora grazie al sindaco Mario Lucini, buon lavoro, grazie a te e alla giunta, ci risentiamo tra 15 giorni, buona continuazione con la nostra giornata a tutti. Ciao.